Quando si ricordano nel loro assieme le 555 sonate, quello che rinasce nella nostra memoria non è un fatto musicale, è un panorama, un rapimento d'indole, come oggi si dice volentieri, metafisica. Domenico Scarlatti ebbe una fortuna rara, che tutti i poeti dovrebbero invidiargli, la fortuna di far quasi scomparire le tracce della sua vita quotidiana, di lasciare ai biografi poco o niente da scovare, rimpinzare, diffondere. Domenico si presenta subito come un assoluto. Non ci occorre concordarlo più o meno col tempo suo, incatenarlo a un periodo, a una cultura, sarebbe fraintenderlo e umiliarlo. Scarlatti è un poeta solare, primordiale, metafisico, ricco di significati acerbi e di impetuoso mistero. L'atmosfera è quella medesima aria lontana, al di sopra delle case e degli uomini, su, dove il gelo diventa luce e l'impassibilità allucinazione.